Anche se vittoriosa nell'incontro con l'Arezzo, la Juventus è stata eliminata dalla Coppa Italia. Ha vinto senza convincere, per 3-1 con l'Arezzo, dopo aver concluso in svantaggio di una rete il primo tempo. Per i torinesi, ancora lontani da uno standard efficiente di complessi di gioco, le cose si sono messe male all'inizio. Dopo soli 22 secondi, in azione combinata con Minato Galuppi, Cominato infila nell'angolino di Piloni. L'Arezzo, squadra vivace e ben registrata, insiste all'offensiva. Galuppi manda di poco sulla traversa. Sorpresa dalla rete iniziale, la Juventus non trova il bandolo della matassa, un tiro di Anastasi e preda di Nardin. Una lunga mischia in area toscana non approda a nulla. La conclusione di Furino è oltre la traversa. Alla mezz'ora Capello offre a Cucureddu la possibilità del pareggio. La stafilata lambisce la base del palo. Zaniboni sfiora l'autorete. Dalla bandierina Cominato manda sul fondo. Senza convinzione e fortuna, la Juventus tenta di raddrizzare le sorti della partita. Nardin ferma un tiro di Bettega. Ancora Bettega non è fortunato. Sulla rovesciata di Anastasi, Nardin respinge. Palla che cade sui piedi di Bettega e Nardin allontana come può. Nella ripresa la Juventus si presenta con un altro volto. Più veloce e manovriera, sfiora il pareggio. La palla beffarda saltella, uscendo sul fondo, malgrado l'intervento dei due bianconeri. Al decimo, da Haller a Anastasi. La palla in diagonale sta per uscire sul fondo. Irrompe Bettega e il sospirato pareggio è cosa fatta. L'Arezzo, bloccato nella propria area, non riesce a frenare le puntate avversarie. Al 32esimo, per atterramento di Furino, Anastasi trasforma il rigore. Allo scadere del tempo, terza rete juventina su autorete di Tonani, che devia un tiro di Cucureddu.